Ciao a tutti, oggi vi parlo di Story Jumper. Primo indirizzo che mi viene restituito, Story Jumper, clicco e si apre questo portale che posso anche tradurre in italiano oppure lasciare in inglese. Diamo un occhio. Ci dice che è una web app che crea libri e che può creare anche dei personaggi per i nostri libri e che può, rispetto ad altri libri, aggiungere la voce. Diamo un'occhiata veloce alla biblioteca, dove troviamo altri lavori e ci rendiamo conto dei lavori già fatti da altri insegnanti o studenti. E selezioniamo dei lavori in italiano e vediamo, per esempio, questo libro che ci spiega un po' come creare un libro digitale e soprattutto come si presenta un libro digitale con StoryJam. È un libro sfogliabile dove possiamo mettere immagini, testi e possiamo anche registrare il nostro audio. In questo libro è spiegato sostanzialmente il menu che andremo poi a vedere, che è molto semplice e utilizzabile per creare un libro sfogliabile. Ok, per iniziare a lavorare in questa web app basta fare un login se abbiamo già un login, altrimenti se non ne abbiamo ne creiamo uno. Lo possiamo creare utilizzando l'account Google della scuola e quindi io sto usando proprio quello dell'Adria 1. Qui invento un anno di nascita casuale, però cerco di mettermi, insomma, e scrivo che sono insegnante e serve anche il codice postale della scuola. Ora sono loggata il programma si presenta con questo pannello. Ho la possibilità di aggiungere altri docenti che lavorano con me oppure di aggiungere delle classi dandogli un nome e creando una password per quella classe. Quindi in questo caso io potrei mettere classe docenti e potrei mettere una password che è inventata, tanto lo userò con voi e poi non so, la metto la mia solita numerica e posso dire che non uso Classroom e se gli studenti sono sopra i 13 anni e confermo. E quando entreranno dovranno dare la loro email. E se gli studenti sono sotto i 13 anni, se qui metto no, cioè lascio, non verrà chiesto l'email agli studenti. E posso dare la possibilità poi di cercare le foto di fare le collaborazioni. Ho creato quindi una classe di docenti, quindi tutti hanno più di 13 anni e la salvo. E quindi c'è questa classe che ha questa password. E quindi per entrare gli studenti dovrò mandargli questo indirizzo dicendogli che questa è la password poi per entrare. E altra cosa, posso aggiungere gli studenti anche sfruttando Classroom. Però in questo caso ho detto che non avrei fatto il collegamento a Classroom. Entro adesso nella home di StoryJumper.
entro nella home di Story Jumper e quindi da qua invece potete vedere la classe docenti che ho creato, che ancora ovviamente non ho invitato nessuno. Per invitare, ripeto, bisogna dare il link e poi dare la password, oppure posso importare da delle classi che già ho. E quindi, per esempio, qui io ho una classe, quella dove ci sono i 26 docenti. A questo punto torno di nuovo sulla Story Jumper e inizio a creare un libro. Ce n'è uno già in parte creato, My First Book, che posso aprire e che ancora non ha niente, e che posso però editare. Editandolo la barra, intanto compare un video che mi spiega alcune cose, ma io da questo posso chiaramente uscire da questo libro, da questo video, e è molto facile, ha una barra molto semplice. La vedete qua, c'ha una barra per aggiungere testi. I testi possono essere aggiunti mettendo queste forme. Oppure mettendo delle cornicette e poi si aggiungono i testi. Se volete cancellare tutto quello che avete fatto, cliccando su la cornicetta, eccetera, la potete cancellare e quindi non c'è più. Ecco, anche questa la cancelliamo perché ne avevo inserite ben tre. Poi, e questo è il testo, ovviamente, poi i props sono dei personaggi delle vostre scenette che potete poi ingrandire e potete anche in parte modificare, quindi combinandoli, e questa è una bella cosa anche da fare con i bambini. Le scene, adesso io sono in questa pagina, la 2, questa è una pagina delle dediche, qua scrivo libro fatto con tanta passione e poca esperienza, è una dedica. Poi qui posso aggiungere delle foto cercandole dal motore di ricerca, quello che ho consentito anche per voi. Cercare una foto, non so, metto tramonto, vediamo cosa mi dà, e mi dà questa bellissima immagine presa da Pixabay e quindi gratuita, è autorizzata la pubblicazione e tra poco l'immagine sarà inserita. Se voglio invece inserire la voce, posso registrare, sto registrando, consento ovviamente al microfono, 1, 2, 3, e adesso registro giusto per fare una prova. E poi posso appunto mandare in audio la mia registrazione, salvandola. Sto ancora aspettando l'altra immagine, questo è un problema in questo momento dell'immagine che ho scelto, era meglio se avessi preso una di queste già fatte, e poi ci sono anche più scene, quindi a seconda della tipologia, delle categorie e della cosa che vogliamo animare. Arrivati a questo punto, qui ci sono tantissime pagine che possono essere riempite con i testi, eccetera, e posso dirgli di salvarlo e di uscire. E il lavoro che ho appena creato è qua sotto, e se lo vado a editare, è libro fatto con tanta passione e poca esperienza. Qui c'è questa bambina che poteva anche dire qualcosa. Qui si sta caricando ancora quell'immagine di prima, che spero si carichi alla fine del libro, e qui c'è quell'immagine che ho scelto. E ovviamente questo poi può essere pubblicato, quindi questo libro in questo modo, cioè un videobook pagandolo, eccetera, ma non è l'unico modo. Adesso torniamo a Story Jumper di prima, ecco qua il mio libro, e altrimenti si può condividere
nella classe di aiuto digitale, che non farò perché è orrendo, e altrimenti si fa diventare pubblico generando questo link, no? Questo link da poi far vedere ad altre persone. Infatti, se io lo copio, questo link arrivo giusto al libro che ho appena fatto e che ancora forse sta aspettando. Adesso c'è l'immagine. E con questo termino. Ciao!